Buongiorno, dolci unicorni! Anzi, no, parliamo piano, perché Corinne non ci deve sentire. Oggi se vlogga! Se vlogga, ma Corinne non lo sa, quindi adesso andiamo a farle una bella sorpresa. Ma buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Perché è una macchinetta? Cioè, perché stai vloggando? Stai vloggando? Perché oggi se vlogga! Ma avvisami, ma lo vedi come sono combinata! Vabbè, non ti preoccupare, tranquilla! Dolci unicorni, scusatelo, dobbiamo vloggare? Sì! Perché andiamo? Da? Primark, forse! Yeah! Dai, su, preparati! Ma io sono quasi pronta, sei tu che mi stai mettendo... E andiamo. Mi raccomando, lasciate tanti like per questo video e se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi subito al canale per non perdervi i prossimi video. Intanto mi finisco di preparare perché sennò qui non ci arriviamo. Va bene, ti aspetto. Ma prima vi volevo fare vedere che cosa uso io di solito in questo periodo estivo per truccarmi. Allora, io utilizzo questo fondotinta qui perché ogni volta mi chiedete: Corinne, ma tu cosa ti metti per truccarti? Ve lo faccio vedere in questo video al volo. Questo fondotinta super leggero di Bottega Verde che mi piace veramente tantissimo e la tonalità per me, questa qui, è perfetta. Poi magari vi dirò le varie tonalità. Poi come correttore sto terminando questo qui, famosissimo, lo conoscete tutti, ve l'ho anche mostrato nei miei altri social e mi avete detto che lo utilizzate a volte anche voi, infatti il mio sta anche terminando. Poi come cipria uso questa qui, sempre di Bottega Verde, infatti c'è un buco al centro veramente osceno. Mi trovo benissimo perché è una cipria completamente opacizzante e soprattutto è invisibile. In estate preferisco perché magari non va a togliere quella minima abbronzatura che ho preso, ancora veramente pochissima. Come blush stavo per mettere questo prima che Andrea mi interrompesse ed è il duo di blush di Kiko di questa collezione che non ricordo veramente il nome, quindi non ve lo so dire. Come mascara sto utilizzando questo qui della mia amica Senza Trucco, del canale Senza Trucco, mi piace tantissimo e lo adoro. E poi come tinta labbra utilizzo sempre le tinte labbra di Maybelline, in questo caso oggi andrò a mettere la 335 che mi vedete sempre nelle mie live, anche negli altri social, e vi piace un sacco. Forza, ma quanto tempo ci sta a prepararti? Devo prendere lo zaino. Ma dove stiamo andando? Ma che, perché ti stai portando uno zaino per andare da Primark? Tenere l'acqua fresca. L'acqua fresca e ti porti uno zaino gigante. E dove la metto l'acqua? In tasca? Non c'è. Ragazzi, non è possibile. Ma sembra che stai andando a scuola. Guarda, stai andando all'università. Ma... bottiglia. Dov'è la bottiglia? Qui dentro. Cioè, ragazzi, si sta portando uno zaino gigante per andare da Primark. Io non lo so. Dai, su, forza. Ok, andiamo, dai. Ah, uno stizzichino. Ragazzi, hashtag stizzichino. Qualcosa da mangiare. Allora, qua abbiamo, vabbè, i cartoni delle pizze, va bene. Ma cosa c'è qua? Apriamo. Mamma mia, ragazzi. No. Ci portiamo qua? No, dove li mettiamo? Andiamo su cose un pochettino più easy, più semplici. Mandorle, frutta secca. E poi partiamo. E ovviamente io sono in macchina da sola perché Andrea si è dimenticato lo spruzzo per l'allergia, cioè... E finalmente siamo in viaggio verso Primark, Andrea qua che sta guidando, quindi non lo distraiamo più di tanto. E vi volevo anche dire che la scorsa volta da Primark avevo preso delle bombe da bagno, bene... Niente, cioè no, non prenderò mai più le bombe da bagno da Primark perché non funzionano, cioè sono bellissime da vedere, ma alla fine poi non frizzano, cioè non colorano l'acqua, no, niente. E non profumano. Giusto, e non profumano neanche, quindi niente, bombe da bagno, mi raccomando, se Andrea, mentre io sono lì e ti dico che bella quella bomba da bagno, tu dimmi no. E mentre andiamo da Primark, io ho scelto di portarmi lei, Morgana. Ma che bella la nostra Morgana. Le ho fatto un restyling completo di acconciatura, di occhietti. Ma questo già l'avete visto nei miei altri social. Ma è troppo carina, che cute.
Ma che confusione c'è? Sara, perché ti amo? Ma perché? No, c'è troppa confusione, ragazzi. Questa è semplice confusione per entrare al centro Sicilia, quindi da Primark. Ok, possiamo fare la sauna. E già da Primark troviamo la prima cosa assurda, ragazzi. C'è un frigo, mini frigo rosa, dove mettere la skincare. Io ci metterei le lattine di bibite. Ah, certo, vabbè, è la cosa più logica, giustamente. No, vabbè. E qui abbiamo praticamente il paradiso delle pochette. Ma sono bellissime. Poi queste qua maculate sono top, per non parlare di quelle rosa. E qui abbiamo il mondo di Harry Potter, ragazzi. Cioè, no, lasciatemi qui. Ci sono le spazzole, le spugnette. C'è tutto a tema Harry Potter. C'è tipo anche la skincare a tema Harry Potter. E poi qui c'è anche la zona dei costumi. Questi qua sono maschili perché Andrea stava vedendo per un costume. Devo dire che questi sono bellissimi. Che ne pensi di questi? Bah. Dai, insomma, sono super colorati, sono super estivi. Io preferisco il blu. Tipo, ah, vabbè, perché vogliamo. certo, una tonalità anzi più che blu. Anzi, c'è una zona maschile incredibile. Ecco, anzi, è piccolina però la zona maschile, ragazzi, è veramente piccola. Ma queste calzette? Ma sono bellissime, ma le voglio io. La più bella è questa grigia. No, ma sono bellissime, ma sono corte o lunghe? Forse sono lunghe. Boh, comunque le voglio io, cioè sono stupende. Poi le faccine, ma che carine! E ci sono pure gli zaini delle LOL Surprise, ma non ci credo, ma che sono carini. Poi vabbè, cappellini vari, tipo anche di Stitch, ma gli zaini, regà, sono bellissimi. E noi da Primark qualcosa l'abbiamo presa, che vi mostreremo a breve. E abbiamo preso delle cose utili, molto 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 utili. E ovviamente tappa da Giovanni Rana. Io ho preso le trofie al pesto e Andrea io, invece, le trofie al pesto con l'olio. Più olio. Ma l'olio che cos'è? Stanno viaggiando. Ne vuoi un po'? Galleggiano. Te lo presto? Ma no, 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 io ho il mio bellissimo piatto e quindi, raga, se magna. 2 hours later. Ma che busta abbiamo qui? È la busta che ci hanno dato da Primark, che noi siamo tornati a casa e quindi adesso vi mostriamo, anzi vi mostro cosa abbiamo preso. Allora, iniziamo subito. Intanto iniziamo da una maglietta che ho preso da Andrea, perché io amo Batman, anche a lui piace Batman, anche se a lui preferisce Superman, ma Superman per me non esiste. Vabbè. E quindi ho preso questa maglietta qui di Batman. Secondo me è molto bella. Originale DC per Primark, secondo me è molto carina. Qua c'è pure tutta nera con lo stemma dell'uomo pipistrello. Non te la voglio rovinare. Ok, abbiamo tolto anche la misura. Molto carina, semplice nera, ma con lo stemma. E quindi è molto carina. Questa è tua, te la regalo. Ciao. Come? Già è mia. Poi. Ah, siccome io e Andrea ci siamo iscritti in palestra, sì. Se non ci seguite negli altri social non potevate saperlo, ve lo sto dicendo, ci siamo iscritti in palestra. E quindi ho trovato sempre da Primark queste due tovagliette super carine, fucsia e rosa. Sono due tovagliette prese a 6 euro entrambe, quindi secondo me ci può stare. Sono 40 centimetri, le classiche praticamente da mettere sopra gli attrezzi, e quindi sono super mega iper soddisfatta. Non so se le laverò, ovviamente sì, prima di portarle lì, quindi sì, le laverò. Ho preso questa spazzola, io una simile ce l'ho, ve l'ho fatta anche vedere negli altri social durante le mie dirette, ed è utilissima, super mega iper utile, districa bene i capelli, non tira i capelli, non fa formare i nodi, è spettacolare. E questa volta l'ho presa così, con questo effetto traslucido, tipo che si intravede quasi tutto, tipo effetto specchio. È molto molto bella e l'ho pagata 3,50€. 3,50€, secondo me si può fare, così. Mi piace un sacco, non vedo l'ora di utilizzarla anche sotto la doccia.
Poi abbiamo preso una cosa per quanto riguarda la casa, Primark Home, diciamo così, che è questo contenitore che penso di metterlo magari all'ingresso. Che dice Andrea? Lo mettiamo all'ingresso? È bello, questo è uno svuota... Uno svuota tasche, sì, magari dove mettere le chiavi, così magari gli ospiti mettono le chiavi anche qua dentro e non si va a rovinare scrivania, piti pum, piti pa, perché no... E c'è questo nuovissimo svuota tasche preso a 2 euro e bello, beh, poi è nero, si abbina con tutto, quindi ci sta. Poi passiamo alle cose molto serie. Ho preso delle cose che stavo cercando su Amazon, ma su Amazon ormai costano tantissimo. Sto parlando di queste cassettiere, se andate da Primark veramente acquistatele. Sono delle cassettiere componibili in plexiglass, tipo questo effetto così, dove io all'interno vado sempre a mettere i vestiti, ad esempio delle Blight. Siccome io ho tantissimi vestiti delle Blight, voi lo sapete che mi piace un sacco fare le foto alle mie Blight, cambiare sempre abito alle Blight, qui ho queste cassettiere, questi cassettoni, wow, che sono componibili, li posso mettere come voglio io. Infatti qua c'è pure il disegno per capire magari il modo più elegante per posizionarli. Questa qui di sopra l'ho pagata a 12 euro, sono due cassetti e sono veramente grandissimi. Poi questi qui sono altri due cassetti, ma non sono piatti, ma sono più grandi, proprio più spessi, e questa qui l'ho pagata sempre 12 euro. E anche questa qui 12 euro, che invece ha un cassettone gigante con due piccolini. Secondo me da Primark si trovano cose interessanti, ma per quanto riguarda magliette e cose varie vi devo dire una cosa. Un po' sono rimasta delusa perché le cose erano messe un pochettino alla rinfusa, c'era tanta confusione proprio di materiali, di magliette messe un po' così e non si capiva niente. E in più c'erano le cose che già ho trovato un mese e mezzo fa, quindi ho detto va bene, prendiamo poche cose ma utili. E poi non c'entra niente con Primark, però Andrea mi ha fatto un regalo mentre eravamo al centro Sicilia. Siamo passati, stavo dicendo paffati, da Parfois, e mi ha regalato questo zaino, questo zainetto. È bellissimo, l'avevo visto sul sito online di Parfois, perché qua a Siracusa questo modello non c'è. E quando l'ho visto ho detto ma che carino, è morbidissimo, è tipo un effetto opaco, tipo un, non lo so, come se anche forse antiacqua e antimacchia dovrebbe essere, è floreale, mi fa pensare subito alla primavera e all'estate ed è bellissimo, non vedo di utilizzarlo, ha mille tasche anche laterali, quindi chissà, anche per andare in qualche agriturismo o anche per farci una bella gita chissà dove, lo porterò sempre con me. E anche questo vlog finisce qui, ma chi è che sbuca? Ma è Morgana! Morgana! È stanchissima anche lei, perché certo, abbiamo viaggiato tantissimo per arrivare fino a Primark. E niente, noi vi vogliamo tanto 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 bene. Scriveteci giù nei commenti se anche voi avete Primark vicino, la vostra città, il vostro paese, non lo so, magari di dove siete voi. Ecco, scrivetemelo anche giù nei commenti. Se non lo sapete, noi siamo di Siracusa e noi per andare da Primark andiamo a Catania. Noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper puccioso. Vi vogliamo tanto 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 bene. Tantissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao unicorni. Ciao, ciao. Andiamo a sistemare tutto.